Ok. Questa sera sono e, insomma, sono anche abbastanza emozionata di poter accennare a grande pensiero, perché è un grandissimo piacere poter fare questa conferenza insieme, poter toccare determinati argomenti della danza mondiale. L'ha toccata per mano e ha una grandissima carriera nei più grandi teatri del mondo. Per cui grazie mille Mara per aver avuto anche un po' di Buonasera a tutti, qui buonasera perché sono le 8:30 di sera, quasi le 9, diciamo. Quindi grazie per avermi invitata a questa conferenza, sono molto, molto onorata. Grazie a te, infatti abbiamo anche il fuso orario, perché tu vivi in Oman, a Mascate, quindi sei hai 3 ore avanti rispetto all'Italia. Esatto. Io volevo affrontare con te tanti argomenti perché davvero si potrebbe parlare di tutto e attraverso la tua carriera puoi poter in qualche modo sviluppare degli argomenti in relazione alla situazione della danza nel mondo ed anche alla situazione in contrasto con la danza internazionale come quella inglese che tu hai vissuto in prima persona, in contrapposizione con quella italiana. Per cui ecco, teniamo un po' tutte le parti della tua carriera per poter poi sviluppare degli argomenti. E partirei proprio dall'inizio. Tu hai cominciato la formazione di base in una scuola privata di Brescia e Esatto. successivamente ti sei poi diplomata presso la Scuola del Teatro alla Scala di Milano. Nel 92 entri presso il Royal Ballet a Londra e ne diventi principal dancer nel 2003. Quindi, insomma, la tua carriera è storicamente legata al teatro del Royal Ballet. La maggioranza della tua carriera è avvenuta lì, però ovviamente sei stata poi guest star in diverse realtà del mondo come il Bolshoi, piuttosto che l'Opera di Parigi, il Metropolitan New York, lo Staff Theater di Stoccarda, per cui hai praticamente toccato i più grandi teatri del mondo. E volevo porti appunto questa domanda. Secondo te, danzatrice classica si nasce Questa è una domanda che fanno un po' tutti, penso. Ovviamente bisogna avere anche delle qualità già da bambina, però non è detto che con il lavoro e lo studio si può diventare ballerina classica. Ovviamente il fisico deve avere delle doti, deve essere, insomma, bisogna riuscire anche a modellare il fisico fin da bambini, perché conosco tantissime ballerine che hanno cominciato anche all'età molto tardi, però avevano già queste, diciamo, grandi doti. Io fortunatamente sono sempre stata magrettina, piccola, minuta, ho sempre avuto un bel collo del piede, un bel fisico. Sfortunatamente non avevo la flessibilità e la rotazione per diventare ballerina, però ho lavorato. Io personalmente, per un'esperienza che ho avuto su me stessa, a livello, diciamo, tecnico, ci si lavora per diventare una ballerina classica. Poi per diventare un artista è un'altra cosa. Lo si ha dentro fin da piccoli. Certo, però insomma, pensi che comunque debba esserci una predisposizione di fondo che poi Sì. va limata e va coltivata attraverso lo studio? Assolutamente, assolutamente. Deve essere coltivata e lavorata. Io, come ho detto, non avevo delle doti incredibili da piccola, però mi hanno lavorato, ho lavorato anch'io duro e anche gli insegnanti. Quindi c'è la possibilità. Di poter migliorare attraverso il lavoro in classe, insomma.
Assolutamente, assolutamente, ma anche non solo con l'insegnante, non solo con persone, ma anche di tuo inizio. Ho sempre lavorato anche da sola per migliorare, questo se c'è tanta volontà, passione e volontà, sì. Certo, e l'essere stata principal dancer e quindi eri comunque piena di responsabilità, avevi delle aspettative da parte del pubblico come da parte dei direttori, e questa cosa, insomma, c'è una frase di Nureyev che dice che più si è in alto più si è soli, e secondo te diventare principal dancer e quindi portare un po' il fardello, il peso di una responsabilità così grande, ha influito su una forma di solitudine, secondo te? Allora, io credo che la responsabilità c'è sempre, anche nel ruolo del corpo di ballo. Io, ad esempio, ho sempre avuto molta pressione quando ero corpo di ballo, perché avevo questa responsabilità di mantenere il lavoro di gruppo, la perfezione, non soltanto a livello tecnico, artistico, ma anche a livello, diciamo, di team. Questa era una grossa responsabilità e c'è sempre stata una grossa pressione verso gli insegnanti, verso il pubblico, verso, insomma, verso il direttore. Ovviamente quando arrivi a un livello di principal dancer rimane sempre questa comunque pressione, responsabilità che si ha, non è che si è soli, perché comunque anche se tu fai un ruolo da prima ballerina non sei mai da sola, a meno che non sei da sola in palcoscenico, che non c'è nessun altro. Quindi è sempre comunque un lavoro di gruppo, un lavoro a livello, diciamo, di pressione più che altro anche verso il pubblico, è più il fatto che adesso sono da sola in scena, devo essere perfetta, se sbaglio qualcosa o magari il pubblico mi vede, oddio, cosa mi critica. Ma non credo che, soprattutto in Inghilterra, io non ho mai avuto questa esperienza di dire se ok, faccio due pirouette, casco in terra. Non ho mai avuto una critica a livello di pubblico se succedeva questa cosa. L'importante è che in tutto in sé lo spettacolo abbia comunque dato qualcosa al pubblico, perché poi alla fine è tutto un insieme. Ma non c'è una differenza. Certo, bisogna mantenere e non bisogna fermarsi, perché ci sono artisti che arrivano primi ballerini o primi ballerini e dicono: ah, ce l'ho fatta, basta. No, bisogna continuare, nel senso, io ho sempre imparato anche dopo essere diventata prima ballerina, ho sempre voluto imparare, ho sempre voluto migliorare. Certo, e sai, a volte nella danza accadono degli incontri casuali che possono in qualche modo deviare la propria carriera, migliorare la propria carriera, oppure magari quando si partecipa ad un concorso vince una borsa di studio, e quella borsa di studio potrebbe poi essere determinante per la scelta della propria carriera. Secondo te, nella tua carriera, qual è stato il incontro che ha determinato in qualche modo il successo? Allora, io devo molto a un grandissimo maestro, Misha Messerer, che venne alla scuola di ballo del Teatro La Scala a montare uno dei suoi balletti per la scuola. E fu lui ad essere lì in quel momento, al momento giusto. Quindi devo molto a questo maestro, perché sono comunque momenti della vita in cui, come dire, deve accadere ed è successo. Poi ci sono altri momenti della mia carriera in cui dico:
Forse non è mai successo perché non ero al momento giusto, non ero lì al momento giusto, non c'era la persona al momento giusto. Quindi io credo molto in questo. Certo. Sì, perché appunto può capitare che durante, sono magari danzatori dotati, molto bravi, magari non vengono invitati da nessuno, quindi non riescono poi a concretizzare la propria scelta lavorativa, la propria carriera. Quindi io penso che ci sono un po' dei dadi, delle carte che si muovono e che rendono in qualche modo visibile il talento attraverso l'incontro di un insegnante, di un coreografo, di un tipo di balletto. E quindi ecco, anche io la penso come te in questo punto di vista. E il fatto che tu abbia praticamente svolto la maggioranza della tua carriera all'estero, nel tuo caso a Londra, rende l'idea che l'estero abbia dato delle opportunità ai danzatori made in Italy, ai danzatori italiani, di poter concretizzare le possibilità. Credi che in Italia sia la stessa cosa o che manchi un po' di meritocrazia in riferimento al poter svolgere una carriera e anche una carriera gerarchica? Perché ovviamente tu hai svolto la tua carriera attraverso un percorso gerarchico, diventando poi questa danza. Quindi credi che più o meno in Italia possa avvenire in egual modo o pensi che l'estero dia in qualche modo delle possibilità maggiori? Allora, no, di dare possibilità, diciamo, io prima di entrare, tra l'altro, prima di avere questa opportunità di entrare al Royal Ballet, la Scala mi aveva offerto un contratto e mi aveva anche offerto delle belle cose. La mia è stata una scelta più che altro di uscire dall'Italia e di scoprire un'altra parte del mondo nell'arte della danza. Era un fatto più di esperienza, di curiosità, perché comunque in Scala io ho visto tantissimo, mi sarebbe piaciuto tantissimo entrare in Scala, ma è stata più una curiosità e anche un quando è che mi capita questa occasione di andare a Londra al Royal Ballet. Quindi cogli questa occasione. Io credo che il problema in Italia è che non ci sono abbastanza compagnie. Sì, ce ne sono tante, ma non come in Inghilterra, ovviamente. Ci sono una marea di grandissimi ballerini, di artisti che escono dalla scuola, che poi sono andati all'estero, eccetera. E anche un fatto di, secondo me, di pochi spettacoli. Io, ad esempio, a Londra facevo all'anno 130 spettacoli all'anno, con magari 14 produzioni diverse all'anno. Quindi è proprio la possibilità che il teatro ha nel contesto, perché comunque le opportunità ci sarebbero, è il fatto che non ci sono abbastanza recite per tutti. E quindi questo secondo me è il problema, e anche un problema forse anche che il pubblico, non so se in Italia andrebbe tutti i giorni a guardarsi il balletto. Sì, in Inghilterra è diverso, sono queste le possibilità, e secondo me è quello che ferma un po' l'Italia su questa cosa. Magari vorrebbero, soprattutto i direttori di compagnie, vorrebbero dare, ma non c'è anche la possibilità a livello, diciamo, politica, quindi, non so. Quindi da come mi stai esponendo la tua opinione, pensi che ci sia da una parte la città politica, il fatto di non poter anche finanziare in maniera giusta i teatri per poter implementare il lavoro, e poi dall'altra parte c'è la mancanza proprio dei teatri, del
programmazione totale, per cui ovviamente questa cosa porta la migrazione verso paesi come l'Inghilterra, come la Germania, come la Francia. Quindi, secondo te, insomma, la gestione anche del pubblico, tu hai avuto la possibilità di passare stabilmente al Royal Ballet per tantissimi anni, e poi sì. Adesso sei in tutti i teatri del mondo, quindi sei anche interfacciata con il pubblico stesso. Hai notato delle differenze anche in riferimento all'audience, nel senso che magari il pubblico straniero, come quello londinese, piuttosto che quello tedesco, piuttosto che quello americano, abbia in qualche modo una cultura della danza diversa, un po' come un'iniezione culturale diversa rispetto al pubblico italiano? Sì, ma non penso che sia tanto del fatto della cultura diversa nella danza. Io penso sia nel teatro, okay, in generale. Ho sempre trovato un pubblico caloroso in tutto il mondo, ma diverso. All'inizio il pubblico inglese molto riservato, però alla fine dello spettacolo c'è sempre stato questo calore di esaltazione di spettacolo, lo si sente verso la fine. E anche il dopo. Ci sono stati c'è stato un pubblico, ad esempio, che durante lo spettacolo non smetteva mai di applaudire o di farti sentire completamente inoltrata con il pubblico. Ma non credo che sia una diversità a livello culturale di danza, I think una cosa più generale del teatro. Un po' come se il teatro fosse parte integrante del tessuto sociale, quindi era normale andare in teatro, era normale considerare la danza come un aspetto quotidiano, ecco, in questo senso. Sì, e anche ad esempio, vabbè, io adesso parlo del pubblico inglese perché sono stata 21 anni in Inghilterra nel Royal Ballet, quindi anche se sono tornata in Italia ho danzato davanti al pubblico italiano, caloroso, diverso, ma c'è un'aspettativa diversa. Il pubblico inglese viene a teatro perché vuole andare a vedere lo spettacolo. La maggior parte, diciamo, ci sono i fan, ci sono i followers, ma in generale è un pubblico che va a vedere lo spettacolo perché è una serata fuori, a teatro, a vedere o il Lago di Cigno, la Bella Addormentata, qualsiasi cosa, per rilassarsi, per fare una cosa diversa. E questa è una cultura che ha proprio il pubblico inglese. Quello che ho forse più notato in Italia è un pubblico che va, no, io vado a vedere questa ballerina o questo cantante. Certo. Sono molto più selettivi nell'andare a teatro. E forse anche perché ci sono meno spettacoli dell'Inghilterra. Certo, un po' come il teatro è visto come quel una tantum che ogni tanto va in teatro, come se non fosse parte integrante del andare in teatro come un costume culturale quotidiano. Quindi vado in teatro, sì, appunto, Mara Galeazzi, vado a vedere Mara Galeazzi perché voglio vedere lei, piuttosto vedere uno spettacolo in generale, un pubblico inglese che viene in teatro in maniera frequente, praticamente. Sì, ci sono, come ho detto, fan e follower che vanno a vedere spettacoli specifici con artisti, piuttosto io vado a vedere Darcy Bassolo, certo, o Sylvie Tien, o che Mara Galeazzi o Tamara Rocco. Però diciamo la maggior parte del pubblico è, diciamo, più l'80% del pubblico va a teatro per passare una bella serata, guardare, non tanto per andare a vedere chi c'è
nello spettacolo. Certo, certo. Da un punto di vista estetico-stilistico, nonostante tu sia una danzatrice classica, però ti sei sempre definita una danzatrice che sa. No, scusa, non ho capito, una danzatrice? Una danzatrice che osa, il termine usare... Ah, che osa, sì, adesso ho capito, non avevo sentito la parola. Con il verbo osare, intendo che hai in qualche modo anche... Non ti sei chiusa in una schematizzazione di danzatrice classica, hai sempre cercato di andare oltre. E quindi pensi che in qualche modo la tua influenza macmilliana e la tua influenza anche lavorando con per esempio con Ashley durante la tua carriera abbia in qualche modo influito questa tua mamentis, che è un po' una danzatrice classica, la sì, no, I follow. Non ti sei fermata nella schematizzazione della linea della danzatrice esteticamente che ricerca la perfezione del gesto. Credi che l'influenza macmilliana e il lavoro con Ashley Page abbia influito nella tua mamentis, rendendoti una danzatrice anche moderna e contemporanea, in qualche modo? Assolutamente. Hai azzeccato il mio stile. Allora, io, anche se molto classica, perché ho studiato danza classica e sono entrata in una compagnia classica, ho delle linee classiche, ho avuto la tecnica classica, a volte io con me stessa non mi ritengo una ballerina classica, mi ritengo una ballerina classica al di là della ballerina classica, non so se mi segui. Certo. Perché io, guardando tante bravissime ballerine, ammirando tante grandi ballerine classiche, non mi sono mai sentita lo stesso, mi sono sentita sempre molto diversa. È logico che noi tutti artisti siamo diversi l'uno con l'altro, e credo che questa mia diversità, questo mio andare al di là di ciò che ho imparato, mi abbia veramente aiutato a lavorare con coreografi come Ashley Page, Macmillan, Kenneth Macmillan, Wayne McGregor, che è stato il mio ultimo, diciamo, grande ispirazione al Royal Ballet e anche dopo il Royal Ballet, ad andare oltre a quello che io ho imparato a scuola o al Royal Ballet. E questo mi ha aiutato come artista, perché soprattutto al Royal Ballet non sono tutti uguali, ognuno è uno stampino diverso, e quindi è bello questo, perché ho imparato ad essere chi sono come artista, a non copiare, a non diventare impossibile, non potrei mai diventare la Sylvie Guillem o la l'Osipova o la Tamara Rojo, Alina Kuna, non si potrebbe mai. Quindi sono arrivata a creare un mio modo individuale, e infatti mi ha aiutato anche tanto lavorare con Edward Watson, non so se conosci Edward Watson, grandissimo primo ballerino del Royal Ballet, perché anche lui è molto unique, ha un suo stile. Certo. E questo l'ha portato ad essere chi è Edward Watson come artista. Quindi questo, diciamo che è stato un aiuto grande anche a lavorare a livello dopo il classico più moderno, anche se non mi ritengo. A volte dico, ma chi sono? Non sono una ballerina contemporanea, assolutamente, perché non potrò mai essere una ballerina contemporanea, cosa che a me piace tantissimo, il contemporaneo, e mi piacerebbe tantissimo ballare come certi ballerini nel contemporaneo, ma non lo sarò mai. Però ho trovato un modo mio di esprimere il mio corpo,
e questo mi ha aiutato anche ad andare avanti anche adesso, quindi molto bello. Certo, io penso, è un mio personal parere, che ad un certo punto il passatore non deve più schematizzarsi in qualcosa, e per esempio, perché se tu sia stata musical dancer, compagnia classica, ti definisci una danzatrice classica schematica, dire, il famoso bambino da danzatrice classica, hai sempre fatto per utilizzare il cellulare. E quindi io penso che ad un certo punto non si è più danzatori classici o contemporanei, ma semplicemente artisti, come lo sei. Esatto. Si diventa artisti perché arrivi a un punto della tua carriera in cui veramente, non so se capita a tutti gli artisti, di veramente conoscere se stessi fino in fondo e accettare anche la propria fisicalità, il proprio... la propria tecnica. Guarda, credimi, io tutte le volte che avevo un ruolo classico puro ero sempre nervosa, agitata. Quando dovevo fare un ruolo di Macmillan mi buttavo ancora di più, ma non perché è più semplice, è diverso. E per me era come essere, questo era il mio ruolo, mi sono sempre sentita naturale nel ruolo, e quindi riesci comunque a trovare questa naturalezza nei tuoi nei ruoli che fai, e riesci anche comunque a capire da che parte sei. Certo. Quindi secondo te il Royal Ballet è comunque una compagnia abbastanza abbastanza dualistica in un certo senso, che da una parte vi è il classicismo e dall'altra parte vi è l'innovazione. Il fatto che tu abbia avanzato tanti anni con questa compagnia, credi che abbia in qualche modo anche il pensiero classicista in un certo punto, magari in un'altra compagnia vi è una tematico con la danza classica, non vi è l'innovazione come viene nel Royal Ballet. Basterebbe pensare appunto alle collaborazioni con Gregor, che è un coreografo contemporaneo. Quindi volevo chiedere, tra tutti i coreografi che tu hai lavorato, qual è quello con cui ti sei trovato a tuo agio nella fase di approccio al modernismo? Allora, direi che con Ashley Page ero molto giovane, ma lui era sempre molto basato sul classico, sempre comunque linee classiche e moderne, ma molto classico. Il mio primo ruolo, diciamo, modernissimo che ho fatto è stato con Matt Seck, prima che lavorasse con Noemi McGregor, e un linguaggio per me estraneo, perché comunque mai lavorato con Matt Seck, mai lavorato in quel modo. È stata una bellissima esperienza, ma devo essere sincera, anche se lui mi aveva scelto per il ruolo che dovevo fare, altrimenti non mi avrebbe scelto se non sarei stata adatta, ho fatto fatica. Forse perché non avevo fatto abbastanza del suo lavoro. Poi quando arrivò Wayne McGregor, che il mio primo, diciamo, grosso ruolo che ho fatto è stato Chroma, e ricordo ancora Monica Mason dopo la prova generale in scena: non avrei mai pensato che tu avessi potuto fare un balletto così un balletto così. E invece lui mi ha dato molta confidenza,
nel senso sicurezza. Mi ricordo il primo giorno nello studio ero nervosissima, ho detto, ma io come farò? Non ho mai fatto questi movimenti, non ho mai. Eppure lui ha creduto molto nella mia fisicità e nella mia volontà, anche perché ci vuole anche questo. Anche perché io sono una ballerina molto a rischio, mi piace rischiare, mi piace scoprire cose nuove. Poi se non vanno bene, aiuto. se non mi vedo, lascio perdere. Ma c'è bisogno di questa costante, come mi viene in inglese, scusami, intanto mi vengono le parole in inglese, rischio, rischiare, certo. Non sempre rimanere safe, certo. I'm safe. Quindi per me è stata un'esperienza incredibile e da lì Wayne poi ha creato tantissimi balletti su di me con cui mi sono trovata benissimo. Certo. E ho usato la mia fisicità, non ho mai cercato, anche se vedevo un altro ballerino, mamma che bravo in Wayne McGregor, anch'io vorrei tanto muovermi in quel modo, ma no, Wayne dice tu ti devi muovere come ti muovi tu, come ti senti, e quindi è questo che poi mi ha portato anche a continuare a ballare, perché capisco che ci sarà gente, c'ha 47 anni, balla ancora, eppure il mio fisico ancora resiste a queste cose e mi piace ancora tanto rischiare. Certo, quindi secondo te l'inclusione della danza contemporanea all'interno di un panorama classico è una cosa che in Italia fa fatica ad avvenire, perché le programmazioni dei grandi teatri di Stato in Italia sono prettamente improntate sul repertorio classico, e poi ogni tanto c'è un pezzo contemporaneo. Invece si rovescia completamente la situazione all'estero, e attraverso anche la tua esperienza. Quindi pensi che l'inclusione della danza contemporanea all'interno di un teatro classico, di una compagnia classica, possa essere in qualche modo un valore aggiunto sia per la formazione dei danzatori, ma anche per invogliare il pubblico, perché magari il pubblico nel pezzo contemporaneo ci si rivede in qualche modo. No, assolutamente, io credo che sia molto importante anche per gli artisti stessi. È importantissimo perché e poi per una cultura del pubblico è giusto che ci sia sempre il balletto tradizionale, giustissimo, credo che non si andrebbe mai tolto, soprattutto nei teatri grandi, ma è come entrare in un museo. Comodi di painting di Picasso o Matisse o qualsiasi quadro, c'è tanta diversità e uno può imparare da tutto. Ad apprezzare, anche se non piace, ma imparare ad apprezzare il lavoro, la bellezza, anche se non è comunque la tradizione del balletto classico. E in più per l'artista è una ricchezza che poi avrà con l'andare del tempo, molto importante. È come un attore. Io adesso sto studiando recitazione, un attore non può solo imparare un metodo, un ruolo. È come guardare un film, è sempre comunque una questione di gusto, ma è giusto avere delle diversità a livello artistico e in teatro per poi dare una cultura anche al pubblico.
Certo, quindi da un punto di vista formativo, se tu dovessi consigliare agli aspiranti danzatori, che poi insomma hanno l'obiettivo di entrare in teatro, di essere ingaggiati lavorativamente, credi che la formazione versatile, quindi lo studio della danza classica di base, insieme al turismo, alla danza contemporanea, possa in qualche modo agevolare l'ingaggio lavorativo? Assolutamente. Io ricordo ancora la prima volta che avevo fatto Croma con Wayne McGregor. Proprio in quel periodo stavo lavorando, adesso un sacco di balletti in quel periodo, stavo lavorando su Giselle, Croma, Agon, Balanchine e The Rite of Spring, ok? Di Macmillan, questi quattro balletti. Io Sono ricordo molto ancora buona, dall'altro. completamente diversi, tutti e quattro, stili completamente diversi. E ricordo ancora, ero entrata in sala a provare Croma per un'ora con Wayne McGregor e subito dopo, attaccatissimo, avevo la prova di Giselle. Avevo le gambe distrutte perché comunque si usano molto il fisico, eccetera. E vado alla prova di Giselle con Leslie Colli, grandissima ballerina classica, molto fantastica. E lei mi disse: devi fare più cose moderne, Mara, prima di entrare a fare il classico, perché comunque aiuta, ti scioglie, Certo. ti rilassa. Ti comunque ti deconcentra anche sul fatto che tu poi devi fare una cosa molto classica, devi essere molto precisa, devi. È importante questo, e questo mi ha aiutato tantissimo, tantissimo. Certo, quindi insomma una formazione per coloro che sono ancora studenti, che sono aspiranti, comunque consigli una formazione poliedrica che possa attingere sia alla tecnica classica quindi, e anche alla danza contemporanea. Ho Sì. letto di te che a 8 anni avevi deciso di diventare infermiera Sì, esatto. e di fare la missionaria in Africa. Sì. La vita però ti ha portato a toccare un altro stile, anglosassone, uno stile da rituale, da conseguenza, quindi insomma sicuramente uno stile di vita diverso, però in qualche modo anche cambiare sotto alcuni punti di vista. Quindi credi che la danza, essendo anche una persona si racconta qualcosa, qualche parte hai ritrovato il desiderio che avevi attraverso la danza? Sì, io nel 2005, per esempio, ho avuto una malattia che ancora mi porto appresso, dove mi dissero che avrei dovuto smettere di ballare, dopo 2 anni, per un fatto di medicazioni, un fatto di. Ovviamente i dottori non sanno più o meno quanto durerà questa malattia, insomma, in più anche mi dissero che non avrei potuto avere bambini, figli. Quindi io, come persona, ovviamente non sono una persona che mi abbatte, anzi, I'm a fighter. In quel periodo in cui non stavo tanto bene, mi è tornato in mente questa cosa, sono tornata indietro all'età di 8 anni e ho pensato, ma perché non con la danza cercare di andare in Africa e dare con la danza ai bambini africani quello che non potevo dare come infermiera, perché non sono mai diventata infermiera o missionaria. E da lì è cominciata questa fondazione di beneficenza che è Dancing for the Children.
con l'aiuto di grandissime persone che ancora adesso sono sempre state incredibilmente al mio fianco. Siamo riusciti a creare questa fondazione e da lì abbiamo fatto tutto quello che potevamo nel nostro piccolo per aiutare i bambini bisognosi da 15 anni adesso, praticamente, sì, più o meno. L'hai creata nel 2007, giusto? 2007, sì. Nel 2007 crei Dancing for the Children e attraverso un tour in Africa raccogli fondi a sostegno dei bambini africani affetti da tumore e quindi in qualche modo sei ritornata a quel desiderio di adottarli. Volevo chiederti, ovviamente se hai voglia di rispondermi, al di là degli aneddoti che ti sono capitati nella vita, che ti hanno portato a cambiare un po' il tuo stile di vita e a scegliere poi una vita diversa da quella che facevi, però ovviamente non è da tutte essere principal dancer, lavorare come danzatrice per tanti anni, avere uno stile di vita agiato in una città bella come Londra, una metropoli come Londra, ad un certo punto scegli di ritornare un po' al tuo desiderio, il desiderio che avevi ad 8 anni. Ti trasferisci poi in Oman, in scatola, in cui vi è una vita completamente diversa. Cos'è che ti ha fatto scattare questo cambiamento completo di vita? Perché la vita londinese è ovviamente diversa da una vita in Oman. Per cui, magari se ti puoi raccontare cosa ti ha fatto scattare questo cambiamento di vita molto radicale. Perché... Sì, è stato, sì. Questo voglio dire. È stata una cosa radicale, sì, una decisione radicale. È stata un po' una mia decisione, forse anche dal fatto che mio marito abbia avuto questa opportunità di venire qui a Muscat e di aprire la nuova Opera House, che è meravigliosa. Mi ricordo che le dissi, è il tuo momento, hai lavorato tanto, 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 penso che questa volta è il tuo momento. Prendi questa occasione, parti, vai e vedrai che ce la faremo. Verrò a trovarti, insomma, non avevamo ancora figli in quel momento. Poi ovviamente è successo questo grande miracolo, rimasi incinta e io rimasi a Londra perché non ero ancora pronta di muovermi, di lasciare la mia professione. Ma qualcosa è scattato dopo aver avuto Maya, io la mia bambina, ho voluto fare ancora un anno, ma un anno di addio, perché mi è venuto come una decisione a dire, io ho fatto una carriera bellissima al Royal Ballet, sono arrivata al top, in questo momento è il mio peak. Lascio adesso il Royal Ballet perché sono al peak, non perché sono al... sto andando... I'm going down. quindi è stata una decisione così spontanea dal fatto che era il momento giusto. Penso che sono casi... che lui sia partito, che io poi rimasta incinta, ho avuto la bambina. Infatti ero rimasta anche da sola per il primo anno con la bambina a Londra, perché insomma volevo, avrei potuto fare benissimo anche 2 anni ancora, ma ho deciso proprio io di, non c'è stata una, non ero stata forzata a venire qua, è stata una mia decisione.
Una chiamata. Una chiamata, sì, una chiamata. Poi anche poi ho pensato alla bambina, insomma, di stare col padre, insomma, è importante anche stare in famiglia, essere una famiglia unita, perché avanti e indietro, sempre è stato un po' difficile. E infatti io quell'anno, quando mi sono trasferita qui a Moscati, io avevo smesso, ho deciso io, smetto, vengo qui e vediamo, non sapendo che cosa mi sarebbe, cosa c'era qui, sapevo che era molto bello e deserto, il mare, è stata dura, perché il cambiamento è stato molto, molto, molto grosso, a livello anche sociale, perché comunque essendo sempre in compagnia, circondata da artisti, tutti i giorni, mi sono ritrovata da sola qui a casa, con la bambina e mio marito che lavorava in teatro, gelosissimo perché volevo anch'io lavorare in teatro. Quindi è stata molto dura a livello psicologico. E... però io sono così, è un rischio che si prende nella vita e da lì ho cominciato a essere anche creativa. Ho pensato cosa posso fare. Tutto quello che ho, mi voglio portare dal Royal Ballet, cosa posso fare? Posso inventarmi qualcosa. Mi sono arricchita, mi sono informata, ho cominciato di nuovo poi a allenarmi, perché comunque ero piena di dolori. È impossibile, mi sono fermata 6 mesi, sono piena di dolori. No, questo non, allora ho dovuto riprendermi, e infatti dopo la ripresa è stata benissimo. Anche perché il mio fisico era sempre in allenamento, quindi fermarmi così di botto è stato un po' uno shock. E da lì ho cominciato a essere più creativa, a pensare. Ho avuto tempo per me stessa. Certo. A veramente imparare anche chi sono, qual è la mia identità. Certo, quindi nel tuo cassetto, per quanto riguarda i progetti con la tua fondazione e con la danza, cosa ci dobbiamo aspettare adesso da Mara Galeazzi? Quali saranno i prossimi progetti? Allora, per il momento è stato rimasto tutto un po' bloccato, per il fatto del lockdown, della quarantena, che non si può viaggiare, eccetera. Per il momento noi stiamo comunque aiutando il nostro paese giù in Africa, i bambini, siamo in contatto, siamo in continuazione aiuto verso di loro. Ovviamente il mio sogno di nuovo è di ritornare in Africa e andare a visitare le scuole e gli orfanotrofi che nel 2007 avevamo incontrato. È difficile dirlo in questo momento, anche perché secondo me le fondazioni di beneficenza soffriranno con la riapertura dopo la pandemia. Quindi stiamo, diciamo, pensando un po' al futuro della nostra fondazione. Se fra 2 anni, perché noi abbiamo fatto comunque galà in teatri, eccetera, quindi in questo momento è impossibile. Adesso abbiamo una pianificazione, ma forse fra 2 anni, se riusciamo a di nuovo fare un evento per ricavare per aiuti, ma in questo momento è tutto un punto di domanda. Certo, però insomma, io sono determinata.
prenderti cura della tua fondazione e continuare a perseverare nella tua opera, nella tua missione, insomma, questi progetti. Ti faccio un'ultima domanda in relazione alla danza, in relazione soprattutto alla danza Made in Italy. Se dovessi in qualche modo dirmi un difetto e un pregio della danza Made in Italy, essendo comunque italiana, nonostante tu abbia avuto una vorrei sentire con molta facilità, visto che ormai insomma ci sono abbastanza aperti, qual è secondo te il punto della danza italiana e il più grande pregio? Scusa, puoi ripetere la domanda perché... Qual è il più grande difetto della danza italiana e il più grande pregio secondo il punto? Beh, sappiamo tutti che abbiamo un pregio di essere, diciamo, l'Italia è il cuore dell'arte, quindi non ci sbagliamo su questo. E questo è un pregio che abbiamo noi. La passione, l'artisticità, quello che viene da noi dentro in pochi paesi. E questo è un pregio che abbiamo. E soprattutto anche perché escono grandissimi artisti in Italia. Questo non è da dire. Ma difetti, difetti, faccio anche fatica a dirlo, quindi cioè, comunque è un buon è un'ottima cosa se faccio fatica a dire i difetti. Difetti, diciamo che sono più della parte che dovrebbero dare più possibilità a più spettacoli. Questo certo. Sì. E aprire più spesso i teatri che non sono stati usati anche per la danza. Certo, certo. Consentirebbe ovviamente una fioritura del lavoro e dell'occupazione della danza, certo. Sì. Mara, io ti ringrazio tanto perché... siamo stati 50 minuti, che non è poco. Mamma mia! È stato molto bello perché hai raccontato della tua vita in maniera molto, molto intensa. Una musica dancer che ad un certo punto cambia completamente vita, cambia completamente stile di vita e quindi ti impegni come una missione nel tuo progetto e sicuramente non è bello. Qui ti ringrazio tanto e spero di vederti in Italia qualora dovessi. Assolutamente ci vedremo. È una grandissima intervista. Grazie perché veramente complimenti per le domande e tutto, molto bella. Quindi sono molto onorata. Grazie. Io ho stato in presentazione e poi ci salutiamo noi privatamente. Ok.